Ciao Ciccio, abbiamo parlato col capitano ieri nel day after, diciamo, della sconfitta con il Venezia. È passato un giorno in più, è passato un po', oppure lo schiaffo ancora forte. No, deve passare per forza perché anche come le vittorie che vanno messe subito da parte, anche le sconfitte devono essere accantonate. Magari a differenza delle vittorie, le sconfitte devono soltanto, dobbiamo soltanto capire perché si è perso e tentare di analizzarlo per evitare, altri errori nelle settimane successive. Ecco, è comunque una situazione particolare, nuova. Tu sei uno di tanti che siete qua anche dall'anno scorso. È di fatto la prima sconfitta in casa. Come state vivendo nello spogliatoio? Immagino ci sia anche grande voglia di riscatto. Sì, fortunatamente il calcio ti dà subito la possibilità di rimediare a distanza di una settimana. Noi abbiamo la fortuna che a distanza di 3 giorni possiamo rifarci e tenteremo di farlo assolutamente anche perché Pordenone è sopra di 5 punti e quindi nel caso non dovessimo comunque fare risultato inizierebbe a diventare abbastanza pesante la situazione. Ecco, si parla spesso del reparto di cui fai parte, no? Del centrocampo, un po' sul fronte mercato, anche se non si sa se qualcosa cambierà. In più adesso si è aggiunto anche l'infortunio di Giorgino, insomma è una situazione un po' particolare. Sì, si parla di questo centrocampista che tanti tifosi lo richiedono e noi dal canto nostro tentiamo di fare il nostro lavoro e tentiamo di dare sempre il massimo. Poi adesso si è fatto male Davide, a me dispiace tanto perché comunque stava iniziando a giocare domenica e sabato e martedì, vabbè, aveva fatto abbastanza bene fin quando è uscito. Dispiace per lui, però noi comunque siamo a disposizione del mister e tenteremo di dare il meglio già da sabato. L'ultima da parte mia, cancellando, anche se è difficile, gli ultimi 5 minuti della partita di martedì, la sensazione è che il 3-5-2 stia iniziando a insomma, che state iniziando a trovare un po' anche quelle che sono le geometrie e gli automatismi che un po' erano mancati all'inizio. Sì, abbiamo fatto un gran primo tempo, poi il secondo tempo comunque ci siamo abbassati inspiegabilmente e dobbiamo lavorare soprattutto su questo perché è come se ci fossimo accontentati dell'1-0 e non siamo più ripartiti. Comunque noi siamo il Parma e non possiamo accontentarci dell'1-0 anche perché sono risultati sempre in bilico, soprattutto come una buona squadra come il Venezia, quindi dobbiamo ripartire dal primo tempo e tentare di mantenere la prestazione per tutti i 90 minuti. Che Pordenone ti aspetti? Come ve lo aspettate? Pordenone sicuramente in salute e con tanto entusiasmo perché hanno 10 punti, sono primi, è una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo ha fatto comunque un'ottima squadra perché è stata anche rinforzata, quindi ci aspettiamo un Pordenone in salute, però noi dal canto nostro dobbiamo fare assolutamente punti, possibilmente andare a vincere a Pordenone per, non dico cancellare la partita col Venezia, però rimediare in parte a questa brutta sconfitta. Senti, in questo trittico, no? In cui ci si aspettava tanto, si arriva che non si può più sbagliare l'ultima partita. Secondo te come mai? Abbiamo fatto degli errori, noi ne siamo consapevoli, non dobbiamo nasconderci, siamo noi che andiamo in campo e siamo noi che abbiamo preso 2 gol, come dei polli gli ultimi 3-4 minuti. Sono cose che non devono più accadere perché dobbiamo stare sul pezzo, fin quando l'arbitro non fischia la fine. Le scelte con Apolloni come va? Perché molti tifosi stanno ammazzolando un po' il nostro allenatore. Con Apolloni va benissimo, è tutto tranquillo. Queste sono cose comunque che nel calcio ci stanno. Quando non arrivano i risultati si inizia a parlare di spogliatoio spaccato, spogliatoio contro l'allenatore. Qui non c'è nulla di tutto questo. Lo spogliatoio è unito ed è con l'allenatore e lo dimostreremo già dalla partita di Pordenone. Senti, rischia un po' di diventare una costante, l'ho chiesto pure a Lucarelli ieri, ma questa cosa dei secondi tempi,
cioè, che succede? Un calo fisico, un calo di concentrazione? No, secondo me il fatto del calo fisico è un alibi, noi non dobbiamo nasconderci dietro queste cose, perché comunque siamo partiti il 12 luglio ed è impensabile che ci sia un calo fisico dopo a distanza di 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Dobbiamo comunque stare molto più concentrati e stare sul pezzo per tutti i 90 minuti, perché comunque sì, anche se ci siamo abbassati, la partita col Venezia non avevamo rischiato nulla. Dobbiamo cambiare, non dobbiamo avere più l'atteggiamento del secondo tempo, quello è ovvio. Si è detto pure che manca un centrocampista oppure un giocatore che mandi in porta questo pack attaccanti importante. Tu che vivi dal campo, è una sensazione, cioè un'opinione giusta, è una sensazione che ci può stare. Io penso ad allenarmi a lavorare giorno dopo giorno e a fare quello che il mister mi richiede. Poi se serve un centrocampista o meno, questo non spetta a me dirlo. Sicuramente al momento ci sono comunque delle difficoltà oggettive in zona gol, anche se abbiamo finora avuto anche col Venezia tante occasioni, dobbiamo migliorare sotto porta e chiudere prima le partite.